è l'uso della tecnologia per un monitoraggio autoritario nella vita sociale di ogni individuo, eliminando per sempre la privacy e abbinando a ogni essere umano una identità digitale. La piattaforma informatica che permetterà di gestire l'identità digitale a cui saranno abbinati moneta digitale, documenti digitali, carte d'identità, passaporto, tessera sanitaria, conto corrente e tutti gli altri documenti avverrà entro il 2026 e si chiama ORBS, società del World Economic Forum. Inoltre, entro il 2030 è previsto l'innesto di un chip nel cervello di ogni essere umano, neonati compresi. Lo strumento chiave e indispensabile per eseguire questo piano criminale contro l'umanità che dà il via a questa transizione digitale è il Green Pass, che è dotato di un codice unico. Il Green Pass è spacciato come una sorta di tessera sanitaria, ma in verità è gestito dal Ministero delle Finanze con il supporto della società informatica SOGEI. Questo perché il vero obiettivo è abbinare un codice digitale unico per ogni individuo tramite l'escamotage della vaccinazione. Il codice contenuto nel Green Pass verrà usato dall'Unione Europea per avviare l'espropriazione della proprietà privata, casa, attività commerciale, eredità, qualsiasi bene immobile e mobile. Il codice presente sul Green Pass assegnerà una identità digitale a tutti coloro che hanno accettato firmando spontaneamente il consenso informato quando si sono vaccinati. Questo codice verrà sfruttato dal seguente bando di gara. L'Unione Europea ha indetto il seguente bando di gara. Studio fattibilità per un registro immobiliare europeo in vista della lotta al riciclaggio di denaro e all'evasione fiscale. Il bando si è concluso il 1 ottobre 2021 e il censimento delle proprietà private dei cittadini europei con la scusa della lotta al riciclaggio di denaro e all'evasione fiscale durerà 15 mesi, per cui terminerà indicativamente entro febbraio 2023. Il contenuto di questi bandi sono un chiaro riferimento alla quarta rivoluzione industriale inneggiata da tutti i membri del World Economic Forum presieduto da Klaus Schwab. Per maggiori informazioni potete guardare il video inchiesta il cui collegamento compare in sovrimpressione. Per quanto riguarda l'agenda digitale, il Consiglio intende definire la tabella di marcia per gli obiettivi del 2030 anche con l'indicazione di scadenze e di un sistema di monitoraggio. Gli obiettivi europei per il 2030 riguardano quattro aree prioritarie: infrastrutture digitali sicure, efficienti e sostenibili, trasformazione digitale delle imprese, digitalizzazione dei servizi pubblici e la formazione di competenze digitali. L'Italia ha fatto propri questi obiettivi e ne ha anticipato il raggiungimento al 2026, anche grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi siamo ancora indietro su questo campo, molto indietro, ma intendiamo colmare rapidamente il divario che ci separa dal resto d'Europa e in alcuni settori arrivare a guidare la transizione digitale europea. Per farlo abbiamo stanziato 50 miliardi di euro, oltre un quarto della dotazione complessiva del piano. Quindi, ricapitoliamo in sintesi. Ogni vaccinato ha ricevuto un Green Pass, il cui unico scopo è assegnare una identità digitale che verrà usata dall'Unione Europea per espropriare la proprietà privata, beni mobili e immobili. Questo accadrà esclusivamente se il 95% della popolazione avrà ricevuto il Green Pass, vale a dire il codice digitale univoco. Uguale identità digitale. Ecco perché ora proporranno il doppio Green Pass. Non frega nulla della salvaguardia della salute dei cittadini. Il vero obiettivo, tramite scamotage della vaccinazione, è l'assegnazione del codice digitale ad ognuno che ha ricevuto il Green Pass.
Thank you.